Siamo qui con la Presidente Laura Bianchi Boroli, Presidente della Fondazione Castello Visconteo Sforzesco. Voi avete organizzato per quest'anno la prima edizione del premio letterario Verba Manent. Di che cosa si tratta? Si tratta di un'iniziativa che vuole coinvolgere le scuole medie superiori attraverso una sfida che viene fatta dal Castello e che è stata suggerita da un grande scrittore del nostro territorio, Sebastiano Vassalli, il quale, scrivendo l'incipit di una storia che riguarda il Castello, dopo due cartelle lascia dei puntini di sospensione offrendo ai ragazzi la possibilità di concludere questo romanzo breve che dovrà riguardare necessariamente tra storia e leggenda degli avvenimenti che si svolgeranno all'interno di questa realtà che era in abbandono e che oggi sta tornando a vivere. Ecco, come si concluderà il concorso? Quali saranno, diciamo, i premi a cui possono ambire i giovani partecipanti? Beh, innanzitutto ci saranno un primo, un secondo e un terzo premio che però avranno un valore cumulativo, nel senso che tutti i ragazzi scelti, i tre ragazzi scelti saranno di sicuro tutti e tre ragazzi bravi, validi, e il primo premio lo stabilirà Sebastiano Vassalli con un criterio particolare, cioè valuterà nelle tre opere quella che è più nelle sue corde per quanto riguarda la tipologia di finale. E poi chiaramente daremo loro in regalo libri tradizionali, un ebook dove si possono scaricare libri, e adesso siamo qua a pensare magari ad un regalino anche simbolico che possa ricordare l'evento, oltre logicamente alla pubblicazione, che mi sembra già un qualche cosa di, la dignità di stampa mi sembra un qualche cosa di importante, forse dovrebbe anzi inorgoglire ancora di più.